Oh, ecco Marley, oh, raccontami la barzelletta. Senta, raccontami la barzelletta. Non posso, sono esclusiva con Mirko. Bello. Che panorama, Sì. No, ma guarda, no, una vetrata così, difficile. Poi già una vetrata bella di per sé, ma con uno sfondo così. No, qua le montagne. Mamma mia, si vede quasi. Ecco, c'è l'arco lì sotto. Ma no, no, il fiume, sotto il Monte della Croce, Villa Gregoriana. Beh, sì, se ti affacci qua, no. Penso già qualcosa da vivere, proprio. Bello, no, non lo so, è tipo poetico questo un po'. Non lo so. È vero. Ma un quadro sembra. Eh sì. Ma non è che è un quadro? Guarda, ti voglio. No, non basta più la mia dubbio. Ah no, è una vetrata vera. Ti voglio sapere, sì. Un locale così, un panorama così, merita una barzelletta. Stai scherzando? No. Ma avevi detto non me lo potevi raccontare? Perché? Sì, ma non lo so, questo locale mi ispira, non lo so. E ce n'è una. Cioè, mi vuoi raccontare la barzelletta senza che te frega? Sì, senza che te frega. No, vabbè, no, aspetta, posso? Questa me posso scrivere? No, no, aspetta, dammi un calendario. No, no, così. No. Prenda nota, no. Oggi l'ha voluta raccontare. No, lo fu... Dai, ma è banale, però tanto per provare a fare degli esempi a gente visto quel carnevale, no? Prima che cambi idea. Ci sono due amici che tutte le mattine fanno colazione al bar insieme. È un'abitudine, no? Quelle cose che si incontrano. E allora la mattina si viene uno dei due e dice, ho fatto un sogno stanotte, amico mio, che c'è? Un corridoio lungo, 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 con una porta a fondo, io vado, vado, un gesto, e mi sono svegliato. La mattina dopo si incontra, amico mio, mamma mia, c'è questo sogno, questo corridoio lungo, lungo, e sta porta, io spingo, spingo, stavo, spingo, la porta si apre. Va bene, la terza mattina, no? Non lo so, non ho detto lo stesso sogno. E dai, l'altro, sì. Sta porta, io lungo, e sta porta, io spingevo, sudavo, e poi mi sono svegliato. Va bene, ma scusa un attimo, ma alla porta c'era scritto tirare. Va bene, scusate, però, dai, è tutto per fare. Ma manco i sogni riesci. No, niente, ma quello è un sogno. Ma dai, su. Scusate. Posso dire che me l'ha raccontato. E sono stato io. Grazie. Ma quello succederà. Guarda, questa te la faccio fare almeno per i prossimi 10 minuti. Per i prossimi 10 minuti, no. Giuro, non te chiedo più. Vediamo quanti mi piace ricevo, allora forse gli arrivo. Amici, se volete che Malle vi racconti una barzelletta di sua spontanea volontà, portatelo in un locale elegante, in un locale con un panorama mozzafiato come il Floss a Tivoli. È vero, grazie di tutto. Grazie. Così penseranno pure che è una pubblicità a pagamento. No. Noi queste cose non le facciamo. Assolutamente. Per il momento. Ciao, alla prossima barzelletta.